Ciao a tutti ragazzi e benvenuti carissimi videotubisti. Sono Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, e sono ancora una volta su un DayZ. Questa volta volevo sfruttare, insomma, l'equipaggiamento che mi sono procurato ammazzando un po' qui e lì un po' di persone, la possibilità di spiegare, insomma, l'inventario, che non è proprio una cosa semplicissima. Insomma, adesso proviamo un attimino a spiegare quello che ho capito. Quindi con il tasto G si apre l'inventario. Ecco, vedete subito che io ho una KM, un'ottima arma con vari caricatori sulla destra e vari bibite, roba da mangiare. Insomma, diciamo che questo piccolo inventario è come se fosse praticamente appartenente alle tasche e non riguarda assolutamente lo zaino. Poi c'è l'arma, questa è l'arma principale, insomma, e prevede tutta questa serie di slot. Quindi arma e relativi slot, che sono praticamente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sono 12 slot disponibili sia per le armi, per le munizioni, insomma, dell'arma primaria, che per, insomma, roba da mangiare, da bere, medicine, granate, roba varia. Poi c'è lo slot secondario. Lo slot secondario è quindi l'arma secondaria, no? Dove ci sono tutte delle bende e dei caricatori, che adesso praticamente non ho, insomma. Questi successivi, insomma, slot sono praticamente le utility del personaggio, che ne so, per esempio K con la bussola, la mappa, la possibilità di avere una mappa, che dire, l'orologio per capire che ore sono, l'ascia per tagliare il legno, per spogliare gli animali, il coltello, i cerini e via discorrendo. Poi mi manca un binocolo, però poi magari lo troverò. Detto questo, allora vediamo, clicchiamo sullo zaino che abbiamo. Io ho un Alice Pack, uno dei migliori, insomma, che ha, se non sbaglio, ha 16 slot questo. No, 20 slot addirittura. Cliccandoci due volte su si apre, insomma, lo zaino. Vedete, poi porta close bag. Tutto quello che viene visualizzato sulla sinistra dell'interfaccia è quello che è contenuto nello zaino. Come potete vedere, ho conservato anche due caricatori di AKM nello zaino. Ci sono una sacca di sangue, roba da mangiare, insomma, un EpiPen, tre siringhe di morfina se mi spezzo le ossa, roba da bere, delle sode, e varie cose. Sul lato destro, invece, c'è quello che abbiamo disponibile qui. E sto guardando una cosa stranissima, che praticamente il binocolo non me lo fa vedere, ma sembra che invece ce l'ho. Aspetta, giusto per vedere un baghettino, così lo riportiamo subito. E in effetti ce l'ho ragazzi. Che strano, non me lo visualizza e ce l'ho. Vabbè, poi magari contatto subito per dire che c'è anche questo baghettino, così lo metterò a posto. Allora, dicevamo, scusate l'interruzione, dicevamo che alla fine lo zaino, quindi clicchi due volte sullo zaino e c'è la possibilità di spostare, per esempio, spostiamo una morfina, no? Sull'inventario dell'arma principale, guardate, tac, ed eccola, così da questo punto in poi è disponibile, cioè hai la possibilità di cliccare su e usarla. Se la volete riporre di nuovo nello zaino, una qualunque cosa, insomma, per adesso parliamo della morfina, clicco col tasto sinistro e lo riporto nello zaino. E così facendo è molto molto interessante swappare, diciamo, dallo zaino agli slot dell'arma primaria o all'arma secondaria. Una cosa importante, molti di voi diranno: cavolo, ma come si fa? È capitato mai il buio e siete fregati perché avete una pistola, non volete buttarla e usare la torcia elettrica, insomma, per vederci. Come fate? Dovete avere dello spazio disponibile. Io ho 5 slot al momento, quindi ce la facciamo. Cliccare sull'arma e spostarla nello zaino. Tac, così non la buttate. Poi a questo punto cliccate sulla torcia e la equipaggiate. Ecco qui. Così avete sia la pistola nello zaino, quando finisce il giorno farete la stessa cosa, la metto alla toolbar, insomma, delle utility. Riapro, insomma, lo zaino, clicco sulla mia pistola che ho conservato e la rimetto in gioco. Questa è una cosa molto importante perché spesso e volentieri all'inizio io buttavo le armi perché dicevo: cavolo, di notte mi serve assolutamente la torcia elettrica perché sennò non riesco a muovermi, a fare niente. Niente, io spero che questo piccolo piccolo tutorial vi sia stato utile, insomma, per capire come affrontare meglio l'equipaggiamento che è fondamentale in DayZ. Con questo è tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi saluta, a presto e ciao!